Oggi 1 maggio, giorno della festa dei lavoratori, la CGIL ha deciso di dislocarsi in tutta la provincia per mantenere alta l'attenzione sulle tematiche più delicate. Ecco, dove sarete? Quali sono i temi al centro di questa giornata? Ma sì, la CGIL torna nei territori. Fino per 2 anni abbiamo celebrato il 1 maggio nel capoluogo di provincia. Quest'anno abbiamo voluto dare un segnale completamente differente. Territorio per territorio, persona per persona, lavoratore per lavoratore, perché questa crisi veramente ha messo in ginocchio tutta la nostra provincia. A Cortona in particolar modo è stato trattato l'argomento della Cantarelli, che diciamo è diventato un po' un simbolo, anche se è da tanti anni, una decina d'anni che in quella fabbrica si pena, insomma. Oggi notiamo molta più attenzione, ci fa tanto piacere, ma forse lì un po' di tempo è stato perso anche dalle stesse istituzioni, alle quali vanno richiamate all'appello anche territorialmente a prestare maggiore attenzione all'argomento del lavoro. La Valdichiana, per esempio, siamo qui a Cortona, ha una vocazione enorme, sia turistica sia agroalimentare, è lì che bisogna insistere. Cioè, i comuni devono fare più rete, devono mettere più assieme le loro forze per fare in modo che si riconquisti i posti di lavoro. Con Jobs Act non abbiamo conquistato posti di lavoro, abbiamo perso diritti nel lavoro. Come sta la provincia di Arezzo per quanto riguarda il lavoro invece? Qual è la fotografia che ne emerge ad oggi? La provincia di Arezzo rispecchia appieno la nostra nazione, è una provincia che concentra la sua attività produttiva maggiormente nel manifatturiero, moda, metalmeccanica, orafo, manufatti in cemento, legno, sono tutte aziende che, se le metto in fila, come spesso ricordo, se sommiamo le ore di lavoro perse siamo quasi a 20.000 tempi pieni scomparsi in tempo di poco più di 10 anni. Quindi è ovvio come sta, siamo ancora in crisi, vi sono dei piccoli segnali di ripresa occupazionale, ma piccoli, a macchia di leopardo, mentre invece incombe ancora la disoccupazione, soprattutto quella giovanile.